Nuova puntata di Meme Economics, bentrovati in nostra compagnia, l'attualità, la politica, l'economia, la finanza raccontata attraverso il linguaggio dei meme che facciamo noi e che raccogliamo da internet. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti questa settimana all'appuntamento più importante appunto di quest'ultima parte di aprile, cioè la Fed da cui ci si aspettano movimenti, decisioni che possono in qualche modo andare a invertire l'andamento dell'economia, del mercato in generale. Ma quanto emerso sostanzialmente cambia poco o nulla, e lo vediamo attraverso il primo meme, e cioè siamo più ottimisti, le parole di Jay Powell, ma non è ancora il momento del tapering, e cioè dell'allentamento delle misure a sostegno dell'economia a causa Covid. Beh, da parte dei giornalisti e non solo, semplicemente abbiamo annotato, noted, come dice il pinguino di Madagascar, e quindi si va avanti, insomma, dato che è stata un non evento, è stata una non notizia quella della Fed. Andando avanti, scopriamo comunque come sia anche la settimana delle trimestrali, e in particolare le trimestrali dei big tech, dei grandi titoli tecnologici che hanno già segnato record pazzeschi, come Facebook ad esempio, che ha segnato un più 126% da marzo 2020, dopo la trimestrale un ulteriore più 6%, ovviamente aggiornando i massimi. E allora Bilbo Baggins, estratto dalla trilogia del Signore degli Anelli, lo prendiamo perché questo è un meme molto virale sul web. Dopotutto, perché no, mentre si infila l'anello, perché non dovrei aggiornare di nuovo i massimi storici? Quel più 126% di marzo 2020 non ci basta, evidentemente, ma questo si può anche parlare ad esempio di Amazon e di altri titoli come Alphabet e altri titoli che in borsa hanno sfondato dopo una serie di pubblicazioni di conti sicuramente al di sopra delle attese. Andando avanti e parlando ancora di mercato, come sapete la guerra fino a questo momento a chi va a segnare i rialzi maggiori arriva dallo scontro Godzilla King Kong, cioè Bitcoin e Standard & Poor's 500. Ma scusate, mi è venuta giù la voce, ma la novità è quella del petrolio. In questa settimana ha segnato nuovi record e un nuovo trend rialzista che ha riportato appunto il prezzo del WTI su valori che non si vedevano da un po'. E allora è come se il petrolio fosse intervenuto con la sua mazza da baseball, con il volto comunque di un cagnolino, perché comunque il petrolio rimane ben al di sotto, insomma, dei suoi massimi storici, e si è preso un po', insomma, la prima pagina di un ipotetico settimanale, come è quello ad esempio di Meme Economics appunto. Si parla non solo di tornando a parlare in qualche modo dei titoli coinvolti nelle trimestrali, c'è anche Tesla, che però non ha fatto parlare di sé per l'andamento in borsa, ma per quello che ha detto Elon Musk nel corso della settimana. Eccoci qua, prendiamo il meme degli amici di TML che riportano il virgolettato di Elon Musk: in questo periodo è in corso una guerra dello spazio tra Tesla e Bezos e quindi Amazon. Nei primi viaggi su Marte, parola di Musk, qualcuno probabilmente morirà. Siamo entrati nella testa e nello sguardo degli astronauti, che evidentemente cominciano a sentire un po' sotto pressione, in particolare quelli dello SpaceX, che è un po' il nome che Elon Musk ha dato, insomma, alla sua attività e alla sua società che sta già sperimentando, insomma, i viaggi, quantomeno i decolli, insomma, direzione Marte, direzione spazio. Voltiamo pagina in qualche modo per parlare di riaperture. Oh, siamo finalmente nella zona gialla, quasi tutta Italia, quindi bar aperti, e c'è chi finalmente ha capito che cosa intendeva dire Ligabue quando cantava certe notti coi bar che sono chiusi al primo autogrill, c'è chi festeggerà. L'ho capita 25 anni dopo. Bene, insomma, un applauso per il nostro amico che evidentemente non vedeva l'ora, insomma, in cui potesse riaprire i bar, dato che gli autogrill invece erano considerati, diciamo, zona franca. Vi facciamo vedere un po' di meme sul tema della riapertura, perché ce n'è di argomenti da sottolineare. Ad esempio, primo weekend in zona gialla, ci si può muovere tra regioni e si può anche evidentemente andare al campetto, tornare a fare due tiri di basket, di calcio, quello che è. Il tempo, ecco la riproduzione degli amici di Sempre Minors, che è una pagina Instagram che vi invitiamo a seguire, ci mostra l'arca di Noè, cioè è un acquazzone di quelli che non si vedevano da tempo, da mesi. Quando va
a abbattersi sull'Italia, sul Nord Italia, proprio nel periodo, nel primo weekend di zona gialla, in cui ci sono le aperture dei ristoranti e ci si può anche muovere serenamente nelle seconde case, serenamente, insomma, con ovviamente le disposizioni che servono, ma più liberamente rispetto a prima. Andiamo avanti perché il tema è molto sentito. Parliamo di tempo, di meteo, eccolo qui, ce lo raccontano Tom e Jerry e i casi persi in questo caso. Fine aprile, lo vedete, la schiaccia... la pala schiaccia mosca in qualche modo, spunta fuori Tom e in questo caso noi. Ecco, il meteo di novembre ce lo ritroviamo sbattuto proprio in faccia e quindi non possiamo fare altro che aspettare ancora per goderci un po' di libertà all'aria aperta, ovviamente con le dovute precauzioni. Mi raccomando, la mascherina, lo diciamo, ve lo ricordiamo anche da qui. Nuovo meme per continuare a seguire e a raccontarvi, insomma, il tema dell'apertura attraverso i meme. Ecco, perché poi arriva anche questa di notizia, 23, che poi forse sono 26, da Fiumicino atterrano, a Fiumicino atterra un aereo con 23-26, insomma una ventina, positivi alla variante indiana. Per qualcuno è la traduzione è esattamente questa, la zona rossa che si avvicina come un aeroplano faceva nel film famoso con Cary Grant, che in questo caso interpreta l'estate. Sta a vedere che per, insomma, questa accoglienza da parte di questi viaggiatori arrivati a Fiumicino positivi alla variante indiana possa in qualche modo andarci a rompere le uova nel paniere e a non farci godere dell'estate, quantomeno in zona gialla, quantomeno, insomma, zona bianca forse chiedere troppo, anzi forse arriva di nuovo la zona arancione. Incrociamo le dita, finger crossed. Andiamo avanti, dovremmo averne ancora un'altra sul sì, che è un po' quella che ci consente di chiudere la nostra puntata, perché questa è una storia vera, è un'idea su cui si sta lavorando al governo. Il piano estate con le scuole aperte a luglio e agosto, ma a partecipazione volontaria. Questo è il piano, questa è l'idea sul fronte scolastico che il governo sta mettendo a punto. Volete vedere qual è l'espressione degli studenti? Ve lo fa vedere la regia col prossimo meme. Eccolo qua, gli studenti che se la ridono, come a dire, ah, quindi noi a luglio e agosto dobbiamo decidere se frequentare in presenza le lezioni scolastiche tra luglio e agosto. Probabile che, come detto, questa potrebbe essere una reazione, cioè che come Leonardo DiCaprio se la ride sotto i baffi degustando il proprio bicchiere di vino o di quello che c'è dentro. Beh, questo era l'ultimo meme, noi ci auguriamo come sempre di avervi strappato almeno un sorriso. L'appuntamento è per la settimana prossima con Meme Economics.